Lo dico, io non voglio fare figli. Luca, senti che meraviglia che quando dico questa cosa si crea nel mio auditorio un gelo interiore che manco certi siamo niente. Posso fare peggio. Ma non che non li voglio fare adesso, non li voglio fare mai nella vita. Senti, c'è qualcuno che fa pure... No, allora aspetta, però perché, che t'avevo detto, infatti, perché specifico questa cosa? Perché io lo so che magari qualcuno di voi mi vuole pure bene e sta pensando, sì, vabbè, Giulianè, dici sta cosa adesso perché sei single, ma vedrai che poi... Vedrai che poi no. Poi con sta manella proprio non ce la faccio. E basta con sta cosa, e poi ogni giorno io mi sveglio e c'è qualcuno che me lo chiede. Vi giuro, sta diventando una persecuzione. Io come esco di casa, la mattina c'è qualcuno che mi fa: ma tu figli niente? Ma perché? Se sto alla fermata dell'autobus e ho la malaugurata idea di essermi messa in cappotto a vita alta, un vestitino che mi fa un po' del bozzetto, fisso c'è sta la vecchia: auguri! Allora, intanto mi sono dimagrita 20 kg, ma poi sti auguri, signor, sai dove... Vabbè, zitta, zitta. Oppure se vado a cena con un mio amico maschio, fisso a fine cena succede questo. Ragazzi, posso portarvi qualcos'altro? Un caffè? Un amaro? Un dolcetto? Un bell'ovulo fecondato pronto per l'innesto? Perché, mamma mia! Tipo a Natale, no? Che c'avevo mio zio seduto accanto, che per tutto il tempo non ha fatto altro che dirmi, ve lo giuro, ma lo sai che io e Bruffalbardo siamo ancora amici su Facebook? Ah, sì, scusate. Bruffalbardo è il nome di fantasia che userò per parlare del mio ex fidanzato storico, cioè quello con cui sono stata insieme per un sacco di anni e che prima mi ha chiesto di sposarmi e poi mi ha mollata alla grandissima. Quando si dice la coerenza, no? La coerenza. Cioè, allora, ecco qua. Allora, mio zio, no? Sempre. Ma lo sai che Bruffalbardo posta un sacco di foto di lui e la ragazza nuova? Ma quanto sono carini! No, ma si vede che stanno proprio bene insieme, sono affiatati. Poi guarda, ieri hanno festeggiato una cosa tipo 4 anni. Quanto è che vi siete lasciati voi? Guarda, ma tu niente, ma non stai uscendo con uno? Ma, ah, finita! T'ha mollato lui, beh. Si capisce, con quel culo. No, per carità, sei pure di magari un sacco, amore mio, però quello è di famiglia, quello ti rimane. Niente, mi sa che te non te ne sai proprio di uno. Ma proprio non ce lo vuoi fare, un limodino? No, ve lo giuro, una fatica io, una fatica. Perché poi a mio zio gli voglio bene, ma una fatica per mordermi la lingua e non rispondergli: no, zio, perché a me non me ne frega un cazzo di procreare. Non me ne frega un cazzo di essere detentrice del miracolo della vita. E soprattutto, scusate, ma a me non me ne frega un cazzo di passare 9 mesi con una specie di alieno che mi cresce nel ventre per poi finire a espletare ogni mia funzione corporea in faccia a dei perfetti estranei intenti a fissarmi la patata. È un'immagine orrenda, lo so, vi chiedo scusa, ma voi credetemi che non è così? Perché allora, la gravidanza, la maternità sono delle cose meravigliose, ok? Detto questo, sono fatte anche di cose che fanno cacare. A volte anche letteralmente. Allora, no, non credo che ci sia niente di male, però semplicemente è un desiderio che io non ho. Invece troppo spesso viene fatta una narrazione un po' edulcorata, un po' idealizzata, pare tutto rose e fiori. Poi dice perché ci stanno i madri depressi e nasce la Franzoni. Ma chi lo sa? Allora, secondo me, magari è una cazzata mia, molto probabilmente, tanto così di responsabilità ce l'hanno quelle che si fanno gli shooting fotografici col panzone. Ovviamente non ce l'ho con quelle che si fanno le foto tenere col compagno o anche da sole, ma anche che si fanno i selfie, per carità, ma che si capisce che è un modo per immortalare un momento bello della loro vita. A me mi fanno ridere quelle che si fanno le foto col panzone sexy, corda di doll. Anzi, peggio, sono quelle, mi sono appena svegliata. C'ho la camicia di lui a manica arrotolata, un po' sbottonata la pancia, ma soprattutto le cosce. Ma cosa le cosce? C'hai le caviglie del Dumbo, dai, cosa le cosce? Su, dai. No, poi, attenzione, ripeto, questa è una cazzata mia. Vi faccio un esempio concreto di maternità idealizzata versus reality. La mia migliore amica, madre stupenda, ama la figlia ama lei, siamo molto lontani dalla Franzoni per fortuna. Qualche settimana fa mi dice questa cosa: Nervi, perché tutti i miei amici di tutti mi chiamano Nervi,
Nelly, sai cosa mi ha regalato la maternità? Le bestemmie. Tra l'altro lei è la donna più pacifica sulla faccia della terra, mi sono impressionata quando mi ha detto questa cosa. Lei mi fa, io non ho mai bestemmiato in vita mia, ma da quando sono madre non c'è mattina che non inizi sparando un porcone o una madonna fiammeggiante tra un passeggino che non si chiude un rigurgito degli yogurt alla fragola. Capito? Allora, ripeto. Non è che allora con questo io sto giudicando le donne che scelgono di essere madri, toglietelo dalla testa, non mi permetterei proprio mai. Anche perché per me sono loro le vere Wonder Woman, hanno un coraggio che io non ho e non ci avrò mai soprattutto, per cui le ammiro tantissimo. Proprio per dimostrarvi allora che non è così, che io non le giudico, Mario, per favore mi accendi un attimo la luce in sala? Grazie. Allora, lei vede la si sventa, c'ha paura, eh? Allora, adesso, pubblico femminile, tra voi c'è qualcuna che è mamma o vorrebbe tanto esserlo? Che mi può spiegare perché ha questo desiderio, da dove le nasce? Mamma, ciao. No, c'è mamma stasera, scusa. Mamma, non c'è bisogno che risponda. No, no, sta zitto. Lo sappiamo cosa rispondere. Sì. Io l'ho fatto per mettere al mondo un genio. Ed è evidente, è morto pure un pezzo di scenografia nel frattempo. Però tu, mamma, allora... L'hai fatto per mettere al mondo un genio, è evidente. Mi dispiace che come secondogenita sono nata io. Ho capito, consolati con Benedetta, infatti, tanto. Dicevamo, c'è qualche mamma? Se no devo passare con quelle che conosco. Chi dito? Che dito? Chi è? No, allora, Livia, te tocca. Scusate, c'è un'amica mia del liceo che si è messa davanti, ma mette in mezzo. Ho capito, però te conosco, famo prima. Oh, però no, è mica di vedersi con le mascherine, ciao. Vabbè, una delle due. È lì, la sto chiamando più. Allora, adesso, sto tranquilla, altrimenti. Semplicemente tu sei mamma di due bambini stupendi e puoi spiegare perché hai sentito questa esigenza, da dove sei nata. Perché non ero mamma prima. Allora, forse mi pongo delle domande che non sono così sbagliate. La cosa dell'idealizzato con sì. La realtà è assolutamente vera. Ok. Però poi ne ha fatto un'altra, allora sei scema. Scusa. almeno non te la colli te. È una risposta meravigliosa. Per carità, che mo se no comincio, oddio, ok, no, grazie Livia, e no, in realtà ammiro tantissimo il tuo coraggio, tu vuoi addirittura aiuto, però adesso, a parte gli scherzi, io poi ogni volta che vedo le foto dei suoi bambini, mi si scioglie il cuore, mi si apre l'anima, proprio, che se ne dica, ho anche dei sentimenti belli, però io non so perché, e ve lo giuro, non ci posso fare niente, però se vedo una donna col pancione o con spinge un passeggino, io non riesco a far altro che pensare come te va. No, ma come te va ad ampio raggio? Perché al di là delle notti insonni, che vabbè, di vedere cambiare il proprio corpo per ospitarne un altro. E anche qui non so quanti di voi lo sappiano, ma nel corpo di una donna le ossa delle anche si spostano per fare spazio al feto. Cioè, io anche solo se penso a questa roba, voglio morire. Oppure, al di là del fatto di accettare di buon grado di stare chiuse e tappate in casa finché il pupo non ce l'ha 18 anni, perché mo ce ne possiamo dire quante ce ne pare, ed è vero che pure gli uomini aiutano. Però Livia e Flavia, voi mi confermate, le tette ce l'abbiamo noi. Quindi il pupo lo dobbiamo spavare a noi, mentre l'uomo, il cacciatore, il predatore, è lui che va in giro a procacciare il cibo e le mignotte su Instagram. No, al di là di tutto questo, quello che io mi chiedo è come vedrà di andare da un poveraccio qualsiasi che non riconosce e che possiamo dirlo finché non nasce, pure per voi è perfetto e strano, e trapiantarlo su questa terra. Cioè voi veramente volete andare da un poveraccio che sta lì per i fatti suoi bene, non va fatto niente, e trascinarlo in questo abisso di disperazione. Guardate, ve lo racconto così, ok? Sta cosa del figlio. Per me è come... Ecco, se voi ci aveste un amico svedese, Piotrek, che è il nome russo ma mi piace, ma Piotrek, ok?
questa Svezia, e quindi dopo tutta la vita passata a vivere al paese suo, dove vige l'efficienza, la tutela del territorio, degli abitanti, dell'ambiente, un giorno o un altro mi venisse a dire: ne ho visto una cosa, voglio proprio andare a vivere dopo a Janica. E no! È chiaro che chiunque di noi direbbe: ma che sei scemo? Ma che vai a Torvaianica? Ma fatela a casa tua, che sta andando bene, alla Piotrek. Invece con la gravidanza mi sentirei io quella che piglia l'aereo, vai in Svezia, piglia un svedesone per i capelli e lo trascina di forza e violenza fino a Torvaianica. Ma nemmeno Nuova California vicino Ardea. Che una zozzeria! No! Non la cercate, guardate, neanche per goliardia. Fidatevi di questa contrizione. Che poi, perché la